Domanda scottante, quanto guadagni mediamente al mese? Ok, andiamo alla postazione, ecco qui. È uscito il nuovo video settimanale dedicato agli abbonati. Vai nel link in descrizione per abbonarti a 99 centesimi al mese per vedere questo e altri video dedicati solo a te ogni settimana. Io credo davvero che questo sia uno dei meme più rappresentativi per quanto riguarda l'aumento dei prezzi su GTA Online. Penumbra normale, $24,000. Penumbra del 2020, $1,380,000. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a vedere altri tre peggiori acquisti che potrete mai effettuare su GTA Online per quanto riguarda il nuovo aggiornamento. Il fantastico nuovo aggiornamento pieno di contenuti. Partiamo da Landstalker XL. 1 milione rotti per sto coso che, per quanto mi riguarda, non ha personalità. È un Landstalker un po' più lungo. Fine. Non ha molte modifiche. Le modifiche che ha non è che siano al massimo. Non ha delle prestazioni buone, perché è ovviamente un veicolo così, figurati se può avere delle prestazioni buone su GTA. E fine. Così. Finisce così. Il problema di questi nuovi veicoli, infatti, non è tanto il fatto che costino tanto, di per sé. È che, per quello che costano, uno, hanno delle prestazioni orribili e la maggior parte non è che abbiano chissà quali modifiche, non è che abbiano chissà quale personalità. Non mi ricordavo che già ci fosse, quindi ho detto ma scusa. Ma scusa! 1,2 milioni. Ma dire, ma 1,2 milioni? Cosa? Cosa? Ma perché 1,2 milioni? Sta pattumiera, guarda qua. Mamma mia. Sai che non ti rendi bene conto, eh? Spero perlomeno abbia delle buone prestazioni. È trazione anteriore, già ho visto. Oh, oh, e poi è sempre buggata la trazione anteriore qua. Tu premi il freno anteriore e sgommi. Che schifo di macchina, che pattumiera. Mandas. Ci sarà pure gente nei commenti che avrà il coraggio di dire: "Non è bella, ma vai a cagare!" Ma vai a cagare, rincoglionito. Ma ora partiamo subito con le cose grosse, come la Yuka Classic, che di base costa $195,000. $195,000 di pattume. Ma vabbè, il prezzo è anche basso. Il problema è la modifica. La modifica, per farla diventare custom, costa $900,000. $900,000 per poi avere una schifezza. Perché le prestazioni fanno schifo di base, fanno schifo nella versione custom. Fanno sempre e comunque schifo. Alcune delle modifiche che ho odiato di più sono quelle che permettono di avere i tavolini e le bottiglie dietro. Ma io comprendo che tu voglia mettere qualcosa di originale, va bene. Ma se mi metti un tavolino e delle bottiglie qua, non mi muovo, perlomeno falli muovere. No, no, ovviamente no. Capisco, il tavolino magari è fissato in qualche modo, ma le bottiglie cazzo restano fisse lì? Ma ti sembra che abbia senso? A me non sembra che abbia senso. Ma Van Apton è un gioco. Volete dirmi che è bella sta cosa? Poi c'è un altro problema, i volanti. Tu puoi colorare gli interni, ovviamente, colorare anche il volante. Il problema è che se personalizzi il volante, il colore torna originale. Già, sì. Però c'è la possibilità di modificarlo il colore, perché adesso potreste venirmi a dire: "Mamma mia, sì, c'è la possibilità cambiando le verniciature". Quindi non è che si cambia il colore del volante cambiando il colore degli interni, no, cambiando la verniciatura. Quindi se io voglio fare, per dire, gli esterni neri e l'interno tutto rosso con anche il volante, no. Con il volante personalizzato, no. Per non parlare poi delle livree, che hanno prezzi che vanno da $30,000 a $50,000 circa, poco meno. Alcune veramente orribili, come al solito, eh. C'è da dire che però questo veicolo ha un punto a favore, ossia le modifiche sul tettuccio. Le modifiche sul tettuccio funzionano, i fari funzionano, però ci sono i fendinebbia che sono coperti di base e quindi non funzionano. Allora perché dovrei installarli? Così. Così. Torniamo a parlare però delle prestazioni anche di questo veicolo. Sono una schifezza di base, perché $195,000 cosa puoi pretendere? Sono una schifezza anche il veicolo modificato e non comprendo come sia possibile che veicoli che costano più di 1 milione abbiano queste prestazioni. Ma io con 1 milione, anche molto meno, nel mondo reale prendo un furgone del genere, te lo faccio correre a 300 km/h, anche di più. Non capisco sta logica. Io capisco l'inflazione, quello che vuoi, tutte le giustificazioni che vuoi, ma non puoi veramente mettermi dei prezzi del genere per poi avere delle prestazioni di merda. Che poi tra l'altro sul sito si chiama Yuga, ma nel menu si chiama Yuga Classic. Lo Yuga Classic c'era già tempo fa e non era questo.
Questo dovrebbe essere lo yoga normale. Beh, ma ne capiscono solo loro di ste cose. No, ma perché? Perché gli sportelli in carbone? Mi serve uno sportello così nel mondo reale. Farò così nel mondo reale, visto che ho distrutto lo sportello. Ma cosa cazzo dici? Ma brutto per brutto, tanto. Rimozione paraurti, ma sì. Ma brutto per brutto ormai, tanto. Che cazzo devo fare? Sei looking good, tua madre. Oh mio Dio. Copertura sticker bomb. E tanto è chiuso. Ah, ma mettiamolo. Sì! La rompo, non la pago neanche sta modifica. Sì, ma non può. Ma ti rendi conto? Me la faccio gratis sta modifica. Apro il cofano, corro, si stacca. No, no, clacson da pagliaccio, qua ci vuole. Parliamo poi della Glendale. $200,000 prezzo base, $300,000 con la modifica. Prezzo buono, dai. $500,000. Tutto sommato non è un prezzo chissà quanto alto, però sempre c'è lo stesso problema. Le prestazioni fanno cagare. Io so che da sempre c'è sto problema e ne ho sempre parlato. Ossia, il fatto che se tu paghi poco un veicolo non potrai mai fargli avere le stesse prestazioni di un veicolo che paghi tanto. Però, davvero, stiamo raggiungendo livelli di bassezza estrema. Per non parlare poi del fatto che sia tutta buggata sta auto, ma solo questa si bugga, eh. Una volta, entrando nell'arena, non mi ha fatto entrare. La seconda volta si è buggata la ruota mentre la stavo modificando, più di così. Un'altra cosa, piccola parentesi, che non ho gradito, è il fatto che in sto aggiornamento in alcuni veicoli la campanatura sia predefinita quando tu cambi le sospensioni. Per esempio, nella Penumbra FF, se tu cambi le sospensioni, cambia la campanatura. Ma così è, di base, tu non puoi cambiarla, se non la vuoi, no, te la devi tenere così. Capisco che è un'auto per driftare, però non è una scusa. Se a me non piace la campanatura così, la tolgo, la voglio togliere, perché devo cambiare le sospensioni? Perché devo rimettere le sospensioni originali? Grazie mille. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Perché? Oh! Ma perché? Ma no... Oh. Sì, vabbè, poi... $27,000! Vedi, alcune le puoi mettere una sopra l'altra, ma come funziona? Come funziona sta cosa? Guarda! Una sopra l'altra! Ma è intenzionale sta cosa o no? No, no, via, via. Tettucci. No! Ma che è? Ma sì, vabbè, ma... Questo qui voglio. Quest'auto è da modificare dal merdanico. E parlando poi della Penumbra FF, mio Dio, ma $1,380,000? È ottima, è un'auto veramente ottima. Prestazioni buone, drifta bene, tutto quello che vuoi, modifiche buone. Ok, è bella anche di per sé, poi è un'auto di Fast and Furious, quindi ovviamente la gente se ne innamora subito. Ma $1,380,000? Ma stai scherzando? Ma neanche $500,000 per sta macchina, per quanto mi riguarda. L'unica cosa buona di sto prezzo è il fatto che, essendo che ha un prezzo alto, le prestazioni sono buone, come ho già detto. Ma quello è l'unico lato positivo di sto prezzo. E poi abbiamo un veicolo assolutamente non necessario, e in questo caso però dal prezzo non troppo alto. Ossia, la Bitter Dukes, non mi ricordavo neanche il nome. Questo veicolo è molto strano. Perché quando l'hanno pensato, quelli di Rockstar Games hanno detto: quanto vogliamo fare un veicolo troll? Sì! Perché questo veicolo è troll, è rotto di base. Che è rotto di base, ma lo puoi aggiustare. E quello che mi chiedo io è, oltre alla trollata che vabbè ci sta, ok, era veramente necessaria sta Dukes? C'è la Dukes normale, c'è la Duke Odette e adesso c'è la Bitter Dukes, mi dimentico ogni volta. Ma ha senso? Ma secondo me no, eh. Per carità, mettendo tutte le componenti riparate viene bella. E non costa neanche tanto. Per quello che è, non costa veramente un cazzo. Quindi è un controsenso sta macchina. E poi abbiamo la Seminole Frontier, che in realtà non ha neanche un problema, a parte il prezzo, oltre $500,000 per sta cosa. Però dai, può andar bene. A parte le livree che partono da 20,000. E poi per concludere, oh mio Dio, la club. Questo veicolo è la nuova Dinka Blista Cancio, davvero, è orribile, veramente orribile. Trazione anteriore,
modifiche brutte, insensate. Non so che altro di... il prezzo? Ma stai scherzando? Per lo stesso prezzo posso prendere la nuova Coquette, che è infinitamente meglio. Stavo per dire un numero, ma non è possibile neanche quantificarlo quanto sia meglio. Speriamo che a Natale arrivi un veramente grosso aggiornamento. Vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.